Presente nei vari luoghi del nostro paese, soprattutto nel passato, ma vale anche per il presente, sono un richiamo alla nostra fede. Se voi ricordate, nel passato molta attenzione era dedicata alle immagini, alle pellicole votive nei vari quartieri o comunque dove c'era la sensibilità di qualcuno che installava un pellicola, per devozione, per fede, ma anche per esprimere un segno concreto che facesse vedere a tutti la fede di quella persona. E quando uno passava, quando noi passiamo dinanzi a una edicola votiva, ci segniamo, ma non facciamo un segno di croce, chi si ferma recita un Padre Nostro. E tutto questo è positivo, perché è un'occasione buona per vivere brevemente un momento di preghiera. Magari durante la giornata uno non si è fermato a pregare, passa dinanzi a un'edicola, passa davanti al Calvario, passa davanti al monumento di Padre Gioacchino, almeno un segno di croce lo facciamo. E questo ci ricorda che siamo cristiani. Come dicevo, durante la messa Padre Gioacchino ha fatto tanto durante la sua vita, con la testimonianza, con la parola, con gesti concreti ha ricordato ai cristiani del suo tempo, ma anche ai cristiani di oggi, attraverso quello che leggiamo nei libri che parlano di Padre Gioacchino, l'importanza della fede, l'importanza del nostro credere in Dio, che è Padre buono e misericordioso. Anche questo pane che noi benediciamo ci ricorda la provvidenza di Dio. E il Padre nostro, diciamo, dacci ogni giorno il pane quotidiano, non ogni tanto, ogni giorno, perché Dio è Padre buono e provvidente. E noi vogliamo affidare alla nostra comunità, quelle presenti, ma anche quelle attraverso i mezzi di comunicazione che vedranno queste immagini, all'intercessione del Padre Gioacchino, vogliamo affidare la nostra comunità, vogliamo affidare tutti, perché tutti abbiamo bisogno di essere sostenuti, incoraggiati, aiutati nel cammino della nostra vita. Ed avere in paradiso un intercessore, ce ne sono tanti santi, ma un intercessore a noi così vicino, che ha abitato qui a due passi da Castro Filippo, che è venuto sicuramente anche a Castro Filippo, dice che veniva. A Grotte è andato sicuro, perché come vi ho ricordato, qualche anno fa è venuto pure, a casa dei miei nonni, che c'era l'albergo, a casa dei tuoi nonni, a casa dei Marcini, c'era la nonna, e dove passano i santi è una cosa bella, lasciano un'impronta indelebile. Da noi, quindi da noi, sia a Castro Filippo che anche nel circondario, c'è una grande devozione, una forte devozione a Padre Gioacchino. Sapete perché è stato un uomo di Dio, perché è stato un uomo semplice, non ha fatto grandi cose, però è stato un grande uomo, perché ha fatto bene quello che doveva fare, ha fatto bene il suo essere uomo, il suo essere frate, il suo essere ministro di Dio. È stato un uomo di Dio che ora che si trova in paradiso intercede per il mondo. E allora preghiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, perché il
Signore Padre buono possa benedire questo pane, ma possa benedire noi presenti e anche le nostre famiglie e quanti li vedranno attraverso le immagini di questi video. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lo ricordo anche che il Signor Gerlando e il Padre Fulvio, che possano godere insieme a Padre Gioacchino in paradiso la visione, la gloria di Dio. L'eterno riposo della loro Signore, estenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. Ora riceviamo la benedizione. La benedizione al pane, ma anche a queste porte chiave che saranno distribuite subito dopo la benedizione. Preghiamo. Oh Dio, la tua parola santifica tutte le cose. Per intercessione di Padre Gioacchino, del venerabile Padre Gioacchino, speriamo santo quanto prima, già è santo, ma speriamo che anche la Chiesa ufficialmente possa dichiararlo santo. Per intercessione del venerabile Padre Gioacchino, quando mangeranno questo pane possono avere la salute dell'anima e del corpo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Viva Padre Gioacchino! Viva Padre Gioacchino! Prima della distribuzione, se facciamo il canto... Sì. Poi adesso facciamo... c'è il microfono, no. Niente da soli, andiamo da fare. Gira di nuovo di sé uffici alla Madonna Rocca, la Chiesa ci dice, di sé uffici, la Chiesa ci dice, alla Madonna Rocca, gira di nuovo di sé uffici, la Chiesa alla Madonna Rocca, la
Guarda Nando, qua. Ah, ecco, ah. Ti guarda. Ciao, ciao. Ciao, Paolo. Allora. Ciao.